Make It Real, il titolo dell'appuntamento di quest'anno del Dell Technology Forum. Qual è il messaggio al centro del vostro più importante appuntamento italiano con i partner e i clienti? Beh, il messaggio al centro di questo appuntamento per quanto riguarda i partner è che stiamo facendo qualcosa che va oltre il reale, se vogliamo tradurlo, perché stiamo facendo qualcosa di eccezionale assolutamente. Abbiamo intrapreso un percorso ormai tanto tempo fa, ahimè, quindi più di 10 anni, e stiamo facendo la seconda tappa di questo percorso, che coincide con il merge fra due grandi aziende tecnologiche, quindi la parte Dell e la parte EMC, e questo ha portato e sta portando dei risultati assolutamente incredibili, quindi reali sicuramente, ma incredibili, perché i partner stanno crescendo con noi e noi siamo una parte fondamentale della crescita dell'azienda Dell Technologies in Italia. Quali percorsi evolutivi vedete oggi per i vostri partner e come li accompagnate in questo indispensabile percorso evolutivo? Beh, l'ho ribadito nella sessione dedicata ai partner che abbiamo terminato poco fa. O un partner si specializza realmente, indipendentemente dalle dimensioni, o deve diventare per definizione grande. Via di mezzo, come forse un tempo c'erano e come forse in qualche caso ci sono ancora, secondo me nel breve non sarà più possibile intraprenderle. Quindi specializzazione, questo è il messaggio, indipendentemente dalle dimensioni, specializzazione significa investimenti. Quello che ho chiesto ai partner è di investire o in nuove risorse che ci accompagnano in questa strada di successo che abbiamo intrapreso ormai da un bel po' di tempo, o investire sulle stesse risorse in termini di competenze. Quindi abbiamo bisogno di tante altre persone competenti che ci aiutino ad affrontare un mercato che in Italia è in crescita, che è una cosa che non si vede molto spesso, con un'azienda che è Dell Technologies, che è assolutamente in crescita al di là di quelle che sono le crescite del mercato, e il cui problema, è bello avere questi problemi mi viene da dire, è come riuscire a toccare i tanti clienti che ancora non riusciamo a coinvolgere in questo grande progetto tecnologico. Il partner program di Dell EMC ha recentemente introdotto importanti novità sia lato enterprise sia lato commercial. Qual è l'obiettivo di queste novità inserite e quanto vi rende più aggressivi sul mercato in combinazione con i vostri partner? Allora, sicuramente l'obiettivo è conseguente a quello che ho detto poc'anzi, quindi riuscire a coinvolgere ancora più clienti, su cui non siamo riusciti nel tempo ad essere così presenti come avremmo voluto, e significa incentivare quei partner che vorranno intraprendere questa strada nell'essere anche più aggressivi da un punto di vista di offering, quindi per quanto riguarda la nostra tecnologia. È riferito sia ai clienti che noi definiamo commercial, quindi i clienti sia privati e sia pubblici, sia quelli che definiamo enterprise, quindi i grandissimi clienti che seguiamo con una divisione specifica. Significa essere più aggressivi, significa mettere risorse a disposizione per accompagnarli e accompagnarci anche presso questi clienti, e significa rispondere a quelle che sono delle esigenze di mercato da un lato, dei clienti stessi, e alla necessità che questi clienti hanno di avere Dell Technologies presso di loro a raccontare qualche cosa di assolutamente reale, per tornare al termine di prima, e qualche cosa che può essere utile allo sviluppo del loro business sostanzialmente.